Anche stasera l'incontro di apertura per quanto riguarda il corso didattica con la LIM sessione 2. Già è partita la prima sessione, stasera siamo con la seconda sessione e fra 2 giorni mi sembra ci sarà l'avvio della terza sessione in quanto gli iscritti sono stati tanti. Sono stato incaricato da parte di Valerio, presidente di Anitel, di darvi il benvenuto. Sarò molto breve, dirò i nomi dei 2 tutor che vi seguiranno in questo percorso, che è formato da 5 moduli suddivisi in 10 lezioni. Ovviamente poi saranno le tutor a darvi maggiori ragguagli. Le tutor sono Ela Carmela Marrella e Maria Rosa Tufanio. I nick sono Ela Eleonara e Tufano 1. Quindi io do la parola alle tutor, ringraziando quelli che si sono iscritti ai corsi. Ne mancano tanti altri che penso arriveranno forse con un po' di ritardo. Anzi, se avete problemi per quanto riguarda l'iscrizione ai corsi, tutti quelli che magari sono iscritti e hanno problemi per l'accesso in Second Life e stanno seguendo dal web, scrivete a fad@anitel.it e vi daremo tutte le informazioni necessarie per poter entrare in questo ambiente dove vi vedrete con le tutor una volta a settimana. Grazie a te, Ela. Ringrazio Gio, io do il mio benvenuto a tutti quanti i corsisti. Il nostro darò qualche piccola indicazione, poi nel corso degli incontri avremo modo di approfondire un po' tutto quanto. Oggi vedremo un po' in linea di massima come si articolerà il nostro corso e i contenuti che saranno in esso proposti. Il corso si sviluppa, come abbiamo potuto vedere, all'interno di un ambiente sincrono, che è appunto Second Life, e asincrono, che è la piattaforma di Moodle di Anitel, e si articolerà in 10 lezioni suddivise in 5 moduli. Per quanto riguarda gli incontri su Second Life, si avverranno ogni mercoledì alle ore 22 e andranno dal 12 gennaio al 16 marzo 2011. Il nostro corso nasce con l'intento di aiutare gli insegnanti ad integrare le nuove tecnologie all'interno dei processi formativi di insegnamento e apprendimento. Noi cercheremo e proveremo a fornire delle indicazioni di carattere operativo, ma anche degli spunti di riflessione teorici, perché si riesca ad utilizzare la LIM come strumento innovativo per il miglioramento del processo didattico e di apprendimento di tutti i nostri alunni. Io credo che oggi sia indispensabile che i docenti sviluppino, a prescindere poi dalle loro reali competenze tecnologiche, una vera cultura di apertura alle nuove tecnologie didattiche. Sicuramente, non credo che servano più conoscenze informatiche pure prese a sé stanti, piuttosto servono invece delle competenze nell'utilizzarle, per accedere ai saperi, per poter elaborare, per comunicare in forme più efficaci. Ed è questa in fondo la finalità principale del nostro corso, quella cioè di guidare il docente all'apprendimento, all'uso e all'integrazione della LIM nella didattica quotidiana, fino ad arrivare, speriamo bene per tutti, alla produzione di lezioni interattive che siano riusabili ed anche condivisibili. È indubbio che la lavagna interattiva multimediale apporti un contributo fondamentale, credo, nel trasformare non solo le modalità di progettazione e di presentazione delle lezioni, ma anche nelle dinamiche di interazione a più livelli, con gli alunni, con i colleghi, tra le classi di una stessa scuola e anche tra scuole diverse, e produce sicuramente uno spostamento di ruolo del docente che da insegnante tradizionale, attento ai contenuti, diviene poi tutor dell'apprendimento, attento soprattutto a questi processi che stanno dietro,
ogni modalità di apprendimento. Da qui credo nasca la necessità di conoscere e approfondire quali siano le potenzialità comunicative e formative di questo strumento. Perché si possa consentire di utilizzare lo strumento stesso con nuove modalità di lavoro, di ricerca e di studio, per poter sfruttare appieno le forme migliori del costruttivismo, dell'apprendimento cooperativo, della ricercazione, attraverso l'interazione tra contenuti digitali e didattica frontale, così da trasformare la classe in un vero laboratorio in cui digitale e analogico, virtuale e reale, convivono e dialogano tra loro. Le nuove tecnologie, io credo, stiano modificando la didattica in classe, il modo di insegnare dei docenti, così come il lavoro a casa degli alunni. Occorre forse uscire dalla routine quotidiana. In realtà a me piace utilizzare una metafora, quella che i ragazzi non sono delle bottiglie da riempire, ma fuochi da accendere. Questa è una metafora che mi piace molto e aggiungerei anche di entusiasmo. Ovviamente, ancora prima dei ragazzi, siamo noi stessi a dover ridare nuovo senso e significato al nostro lavoro quotidiano. Tornando al nostro corso, al di là di questa premessa che tenevo a fare, diremmo che il nostro corso si, diciamo, articola in diversi moduli e unità didattiche. Adesso però passo la parola a Rosaria, che entrerà nello specifico del programma e della piattaforma. Grazie e benvenuti. Buonasera a tutti e un saluto a tutti i partecipanti presenti e non presenti, diciamo, che non hanno possibilità di entrare in questo ambiente. E come diceva Ela, il programma è un programma abbastanza articolato e anche ricco di contenuti, non solo di contenuti, ma anche di attività operative che ciascun docente, ciascun corsista è invitato poi a realizzare. Nello specifico, in particolare, i moduli riguardano le tecnologie didattiche, il primo modulo. E qui ci soffermeremo un po' ad affrontare le TIC in Europa. Quindi vediamo un po' questa tecnologia, come viene utilizzata anche negli altri paesi europei e non. Poi andiamo nel secondo modulo che riguarda appunto le tipologie e le funzioni della LIM. E vediamo qui che cosa possiamo anticipare. Anticipiamo innanzitutto gli strumenti e l'attività di base della lavagna interattiva, quindi le modalità di accensione, la calibrazione, i collegamenti. Poi ci interessa conoscere le funzioni didattiche, quindi la potenzialità della LIM. Come ancora viene portato avanti il discorso della formazione del tutor didattico. Oggi vediamo che si sta sviluppando sempre di più questa nuova figura, la nuova figura del tutor online. Vediamo ancora nel terzo modulo la tecnologia didattica e l'apprendimento. Quindi vediamo come è possibile integrare le tecnologie non solo alla classe, ma anche alle discipline. Ancora le modalità di apprendimento. Come poi è possibile costruire la conoscenza attraverso l'utilizzo di mappe mentali e concettuali. Quindi saremo qui invitati proprio attraverso dei software online, come creare delle mappe mentali. Come poi è possibile lavorare attraverso dei gruppi di lavoro. Quindi proponiamo modelli e strutture. Vediamo l'integrazione, il rapporto tra la LIM e il cooperative learning. Andiamo al quarto modulo, si affronterà la didattica e la LIM. Quindi vedremo le tecnologie, le strategie di presentazione dei materiali e le modalità di utilizzo per rendere appunto accattivante la lezione.
daremo qualche accenno anche in merito alla LIM e ai principi della didattica inclusiva. Sempre nel quarto modulo affronteremo l'approccio alle discipline. Mostreremo degli esempi di lezioni dell'area scientifica e dell'area umanistica. Ancora, presenteremo e mostreremo come la LIM è uno strumento di comunicazione. Infine, arriviamo al quinto modulo. Quindi alla realizzazione di un e-learning project con appunto il software della LIM. Vediamo la valenza didattica di un LO, che cosa significa l'evoluzione di questo oggetto e come creare appunto questo oggetto con la LIM, la lavagna interattiva. Infine, proponiamo ai corsisti di realizzare un lavoro, un progetto che sarà poi condiviso con tutto il gruppo. Ogni modulo ha degli strumenti di comunicazione, quindi ha una chat, un forum, ha dei compiti e ciascun corsista, magari poi affronteremo meglio poi anche con Carmela, Coela, potrà anche lavorare in piccoli gruppi, sempre per realizzare la condivisione, cosa che poi le tecnologie ci tengono a realizzare. Con questo, diciamo, penso che il programma è stato presentato e passo ancora la parola ad Ela. Grazie. Grazie Rosaria. Io volevo aggiungere soltanto qualche ultima piccola precisazione per quanto riguarda, diciamo, la parte generale della nostra piattaforma. Io credo che magari più tardi vedremo, alcuni di voi sono già entrati, è già disponibile ovviamente la parte generale, la parte introduttiva alla piattaforma. E poi è il primo modulo che è stato messo online. Sostanzialmente faremo in questa maniera. Ogni modulo è suddiviso in 2 settimane e in queste 2 settimane ovviamente abbiamo delle attività differenziate sia per la prima che per la seconda settimana. Però al di là di tutto questo troverete nella sezione strumenti che diciamo, apre un po' il nostro corso, sia le news diciamo, del forum nel quale potrete postare di tutto e di più secondo l'estro e la fantasia del momento, anche delle richieste di tipo tecnico per quanto riguarda la piattaforma ed anche la chat. Dopo abbiamo una fase introduttiva dove troverete dei link che vi indico meglio. Il primo link che troverete è quello dei contatti. Lì potete trovare un foglio condiviso nel quale ognuno di voi potrà, spero che lo facciate tutti quanti perché ci aiuterà in questo senso a lavorare meglio, i propri riferimenti e quindi la propria email, il proprio contatto di Skype che per noi è molto importante in caso di problemi che possano esserci nella piattaforma o di altro tipo. Una sezione, diciamo, generale dove potete inserire quello che più credete, che è indicata sotto il nome di note. Quindi questo per noi è molto importante e ci terremo davvero tanto che tutti quanti compilaste questo foglio di lavoro condiviso. Dopo trovate ancora una volta un forum di familiarizzazione tecnologica. Un glossario da preparare collettivamente, quindi ognuno di voi è un'attività che comunque vi dà la possibilità di acquisire dei crediti e quindi diciamo serve alla valutazione finale, quindi è un'attività da fare tutti quanti insieme. Poi troverete l'ambiente di Second Life, delle piccole indicazioni che fanno riferimento a questo ambiente. Le istruzioni per accedere, ci siamo riusciti oggi, dico, andrà sempre meglio le prossime volte. Nell'eventualità comunque qualcuno avesse qualche difficoltà, c'è una guida, diciamo, per i primi passi all'interno di questo ambiente. Trovate anche quello che poi vedete alla mia destra, che sono un po' delle regole generali da utilizzare in questo ambiente.